Buongiorno a tutti, salve a tutti. Oggi voglio fare una dimostrazione di una piccola distribuzione Linux, nuova, piccola, insomma, una nuova distribuzione Linux di origine cinese, però è molto, molto facile da usare, è nata 4-5 anni fa, non ha molto tempo. E nella versione 20.01 rispetto alla 15 c'è avuto un piccolo cambiamento grafico, sempre più o meno simile a prima, ma anche qua non c'è più l'impostazione da questa parte, qua abbiamo tutto il centro notifiche, come vedete. C'è le notifiche, prima c'era tutta l'impostazione, adesso le impostazioni sono state messe qui al centro, ecco, fatte in un altro modo ancora più semplificato, ancora, era semplice già prima, molto più semplificato, vedete? Adesso vi faccio vedere, magari personalizza, ecco, ad esempio vedete qui, adesso sta in automatico, vedete? Sta impostando in automatico, adesso siamo di giorno e sta impostato chiaro, vedete? Metto automatico, adesso di giorno, di notte va in modalità scura. Sarebbe cucito di notte, va cucito quando in automatico, di giorno come da sorgessore al tramonto va in modalità automatica. Mettiamolo scuro adesso, così è più bello da vedere quasi. Poi abbiamo qui, possiamo creare i colori, vedete? Azzurro chiaro, verde. Io ho messo questo azzurro qui, dopo dipende dai gusti. Dopo tutte le volte che avete impostazioni, andate su un qualsiasi punto, poi l'avete tutte qua a portata di mano, guarda, semplice, 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 guarda, proprio impostazioni semplicissime. Abbiamo le icone, possiamo personalizzare le icone. Questa sarebbe quella del sistema. Adesso vi faccio vedere quella del sistema. Ecco com'è le icone. Queste del sistema sono carine, vedete? Ecco, questo più qua. L'icone del sistema, questo. Allora, sono su un PC molto vecchio, le animazioni sono quello che sono, perché sono su un hard disk esterno, questo l'ho installato, non è un PC nuovo, è vecchio, c'erano 15-16 anni. E il bello Linux può girare anche un PC più di 15 anni. Naturalmente questa interfaccia grafica è consigliata almeno non più di 10 anni, DDE, Cinnamon, GNOME, KDE, che sono leggermente più pesate di XFCE e Mate. Allora, quelle Mate XFCE potete mettere nel PC anche di 15 anni, del 2006-2007, andrà a girare bene anche in quelli. Ma queste grafiche qui è meglio del PC del 2009-2010 in poi, da Windows 7 in poi. Però adesso io ho questo PC portato in mano, anche un po' più vecchio, andrà un po' più piano, però funziona lo stesso. Questo è l'Eoxygen, ho messo queste icone qui, lo si scarica, si può scaricare, vedete la differenza? È carina, a me piace Oxygen, ognuno ha i suoi gusti. Questo è il file manager, guarda, è abbastanza completo, vedete qua c'è nuova finestra, vedete, potete mettere chiaro, guardate, guardate. Potete mettere chiaro in qualsiasi oscuro in qualsiasi applicazione, in qualsiasi applicazione che volete mettere. Non è che tutte quante chiare, tutto scuro, vedete chiaro, scuro, qui c'è scritto chiaro, scuro, e del sistema si vede un ordine come messo, è per tutte uguali, capite? Come fa la maggior parte dei sistemi. Qui c'è la cosa della ricerca, vedete? Qua per richiudere. Qua tutti è un file manager semplice ma è completo, eh? Questo poi abbiamo le icone, ho fatto vedere il tema del cursore, abbiamo tre temi, ecco qui, ogni a seconda delle funzioni ha tutte queste azioni, adesso c'è la forma triangolo, questa più che si vede più di tutti, questa forma triangolo, poi dopo faccio vedere capace quando arriva in qualche altra situazione, allora si trasforma in mano, si trasforma a seconda delle cose. Quei fondi anche di dimensioni grandi, più grandi, più piccole, eccetera. Generale, poi possiamo andare qui a trasparenza. La trasparenza sotto, vedete? Qui c'è più trasparente, qui c'è meno trasparente. Adesso mettiamo intorno al 20, 0,2. Effetti grafici e attivi, ma questo PC non li sopporta, ma leggermente qualcosa. Perché sta la lampada magica, e la lampada magica non ci riesce a farlo perché è troppo vecchio. PC, adesso faccio vedere. Ecco, vedete? Non riesce a fare la lampada magica. Io riapro, vedete? Fa un pochino, ma non è proprio PC perché questa è la lampada magica come quello del Mac che farebbe. Se c'è un PC un pochetto più da 7-8 anni, allora riesce a fare l'animazione, riesce a supportare i driver Nvidia, riesce a supportare c'è lo Xeon 3D, allora questi effetti grafici li sopporta meglio. Questi gli angoli arrotondati, vedete? Così diventa quadrato, così un po' arrotondato, così massimo arrotondato. Rimettiamo in automatico, guarda. Ecco, vedete? Così in automatico mettiamo. Poi vi faccio vedere altre cose. Qui ha già tutte queste preferite, trovate tutto quanto qui dentro. Abbiamo un browser web,
Eh sì, è Chrome, in pratica Google Chrome è solo che l'ha lavorato loro, gli hanno cambiato un po' l'interfaccia grafica, l'ha fatto simile a Mixroage in pratica è Google Chrome anche quello, ecco, vedete, ci mette un pochino, vedete, se avete un PC troppo vecchio in queste grafiche qui ci mette, è un po' come quasi avete Windows, come quasi, non è che cambia tanto, è leggero, sempre più leggero di Windows 10, però un PC deve essere un pochetto più moderno. Qui potremmo fare tutte le ricerche Google e qua invece DuckDuckGo, adesso ad esempio faccio vedere Google, adesso mi scrivo Google, adesso qui è Google, vede? Qua si fa tutte le ricerche Google, potete fare. Qui vedete che c'è Chrome Web Storage, c'è tutto, ecco. Invece qua giù apro una nuova scheda, ritorno indietro, invece qua giù è DuckDuckGo, immagini, notizie, vedi, DuckDuckGo serve, ecco le impostazioni, vedete, quelle di Chrome, vedi? Che ha cambiato l'interfaccia, assomiglia più a Microsoft Edge che Google Chrome. Che è questo? Niente. Non lo so, ho attivato qualche cosa qui, ieri non mi ricordo, qui 0, GL, i 4 desktop, qua vedo 4 desktop. E vabbè, non mi fa. Però questo non so, adesso non mi ricordo come si toglie, cosa è scritto. Adesso vi faccio vedere come è fatto. Il menu sullo schermo, vedi, nuova cartella, un nuovo documento, documento Office, foglio di calcolo, presentazioni, vedete, tutto a portata di mano, semplice, semplice, non usiamo in Linux, è troppo, è semplicissimo. Poi aspettate alla fine del video, aspettate, fino alla fine c'è una piccola sorpresa, ho dimenticato. Dimensione l'icone, come su Windows, grosse, piccole, medie, eccetera, eccetera. Dispone automaticamente, apri il terminale, impostazione visualizzazione, sfondi ingressati, si faccio vedere tutti gli sfondi. Ecco tutti gli sfondi, vedete? Qui sono tutti gli sfondi che l'ho impostato ogni 5 minuti. Aspetta, questo fa? Ho toccato qui. Vedete? Ecco tutti gli sfondi. Ad esempio, io posso cambiare anche da qui, però ogni 5 minuti cambia. Vedete? Io faccio cambiare. Questi sono tutti gli sfondi. Ci sono una ventina di sfondi che ogni 5 minuti cambia. E invece qui solo desktop, solo lock screen oppure entrambi. Poi abbiamo gli sfondi e screen saver sarebbe. Stabilità di questi qui, dopo uno mette qui, vedete? Ci sono questi, questo qua carino, questo dei cubi, lasciamo anche questo che io, ah no, io fa niente, no. Lasciamo sta quello che c'è, poi dopo non so come si lo è, qui c'è scritto enter, ah, aspetta un po', enter, boh, non mi ricordo che serve questi quattro, poi faccio, ad esempio, apro una finestra, qui la posso chiudere, vedete? Apro, chiudo, invece apro di qua, sono i quattro desktop, vedi? Vede? Eccolo qua, se mi trovo qui adesso, io, ad esempio questa finestra voglio portarla qua, adesso non c'è più qui, clicco qui, non c'è più, adesso torno indietro, non c'è più, vedi, sta ancora la finestra, poi ritorno qua, la rimetto di qua, adesso vedi, ritornate, si vede pure di qui, ritorno qua, adesso non me lo ricordo, vedi, 3, 2, 5, tutti questi enter, non mi ricordo che serve. Boh, non bisogna vedere l'impostazione, ho toccato qualcosa perché prima c'era scritto, adesso ho cliccato, quindi andavo a enter, non lo so. Poi, modalità efficiente, questa sarebbe molto efficiente, che sì, più stile Windows, un pochetto, vedete, c'è il menu qua, e guardate il menu come è fatto, guardate, potete collassare, e potete ampliare, ecco, tipo, come si dice, tipo tablet, vedete, queste sono tutte le applicazioni già installate che c'è. Film, immagini, musica, video, ricordo quello che sto usando adesso, visualizzazione, immagini sarebbe galleria, album, qualcosa del genere, trap sarebbe per disegnare, non so, dopo vediamo. C'è un po' di tutto, ecco, non c'è tante applicazioni, ma è completo, note vocali, per così, per coso audio, poi manuale, simple scan, per le stampanti, per fare una scansione, per configurare qualsiasi cosa. Computer, cestino, ad esempio, computer, invia la doc, invia desktop, adesso ho messo il desktop, anche il destino, invia il desktop, invia il desktop, ci mettiamo anche file manager, tanto pulito, mettiamo invia anche file manager, sentite come fa, ci sono i che proprio, queste impostazioni, ci sono le attività, e poi c'è un po' di tutto, vedete, camere, partizioni, c'è. Di partizione sarebbe Gparted, c'è due di partizioni, per gestore dischi e Gparted, tutta suite di Office. Adesso torniamo indietro. Faccio vedere una cosa, aspetta,
Eccole qua, sì, ho messo tutto qua, vede? Tutto sulla... Questo lo mettiamo qui sotto. E adesso qui, come faccio a farlo ritornare indietro un attimo? Vedo subito che già non si sposta più. Allora, facciamo così. In, turn out. Ah, guardate, guardate. Musica. Ah, qui in categoria serve, vedo? Ah, questo qui, che serve questo pulsante? Altro. Questo, musica. Ah, qui c'è pure un coso per cercare, vedi? Torniamo indietro. Adesso l'ho impostato qui, in questo modo. Allora, torniamo musica. Ah, ecco qua, c'è il pulsantino. Oppure, ecco, vedi, fa così, poi ritorna qua. Oppure... Adesso da tipo fermo la registrazione perché il pulsante qui non posso ricollassare per croppare l'immagine mia qui. E un'ordine che parte registrazione non so perché questo non si può ritornare a fermare. Salvo un attimo la registrazione. Ecco qua, ho ripreso un attimo, ho messo in pausa, ho ripreso che adesso l'ho rimesso a posto qua. Perché c'è questo pulsantino qui, dopo sotto le immagini non so perché non si può fare, ho bisogno... Un'ordine attivato non si può spostare perché io prima devo iniziare la decisione, questo lo posso spostare, ma con semplice regolo lo posso fare, ma questo ufficiale suo non lo so se perché, perché lo faccio di tutte le categorie. Sta su categoria video, screen record si chiama. Screen record non mi fa, un'ordine partita della registrazione non mi fa spostare la webcam. La webcam è sporca pure, vediamo, tanto si vede lo stesso. Poi qui tutte le categorie, video, tutte, lo possiamo mettere in categorie, vediamo come collassarlo. Qua c'è computer, le cartelle che ho messo qua, questo l'ho messo poco fa, prima era tutto pulito lo schermo. Internet, abbiamo le browser web, email, queste due le ho installate io, che in pratica non si può scaricare 4K per scaricare video YouTube, però l'ho scaricato tramite internet, tramite stringhe di comando. E poi video, abbiamo tutti questi video, questo ho fatto vedere poco fa. In grafica abbiamo Draw, Krita, abbiamo Krita per modificare foto, c'è tutto, giochi, abbiamo alcuni giochi, Billiard l'ho messo io, c'era un gioco, per ufficio abbiamo tutta la suite d'ufficio, per il sistema ecco tutte le funzioni di sistema. Altro, qui c'è altro, c'è User, Fairbank, non so, comunque eccolo qua. E faccio vedere lo store un attimo, questo è lo store. Abbiamo lo store, lo store è caruccio, sì, in pratica Linux, chi viene da Windows, gli consiglio di scaricare Linux Mint o applicazioni simili, che Linux Mint è qualsiasi interfaccia grafica, Cinema è un po' più pesante, però avendo Linux Mint è la stessa cosa che avete in Windows 7 o Windows 10 in caso Cinema. Ecco, vedete, questo è lo store, vedete? Questo lo vi votate, qui quasi alcuni consigliati, ad esempio qui andiamo, qui tutti i carri internet, chat, ufficio, musica, andiamo all'ufficio, guardate quante applicazioni c'è per ufficio, questo LibreOffice, vedete? WPS Office, vedete, questo, ci sono alcuni che è scritto in cinese e poi in italiano, inglese, adesso è stato ritradotto, perché ci sono molti software, guarda che software per ufficio che c'è. Solo per ufficio. Adesso tutti quelli che dicono manca di software su Linux, non manca niente di software, ce ne sono molti di più di quelli che ce ne trovate su Windows. Lo store di Windows è molto scarno, siete sempre costretti ad andare in internet a trovare la roba, invece qui su Linux non dovete fare questo, perché Linux avete tutto sullo store. Lo store in pratica è un insieme di repository, dei magazzini. Sarebbe i magazzini, riposito dei magazzini che voi volete cercare tramite stringhe di comando con internet. Potete trovare stringhe di comando perché non si installano i pacchetti su Linux tramite come su Windows, che è molto pericoloso installare i pacchetti così direttamente. Sono delle stringhe di comando che ti porta dei repository. Sono già preparati, ci sono tantissime, tantissime stringhe. Adesso, dopo vi faccio vedere un giorno. Queste stringhe di comando ci sta prima la. Il repository sarebbe il magazzino dove sono tutti questi software e poi li scarica da lì. Quindi non incappate niente che scaricate da internet software con Linux. Vi porta sempre nei magazzini, nei repository. E lo store è un insieme di repository che
che ogni distribuzione Linux usa, questi, ad esempio, questi sono tutti i pacchetti deb, tutti i repository pacchetti deb. Non mi sembra che ci sia Flatpak, qui solo deb, mi pare sì. Sì, infatti su Ubuntu ci sono anche i pacchetti snap, quindi sono per milioni e milioni di software, ne troviamo a milioni, no migliaia, milioni. Qui su Linux sono milioni, tutti i software nascono da Linux. E adesso la gente in Italia, perché è ignorante, non lo sa. Il sistema più diffuso nel mondo è Linux. È Linux, non dicono cavolate, è Linux. Il vostro smartphone Android, il kernel che è dentro d'Android è Linux. Fate una ricerca. E Android Auto, smart TV, tanti elettrodomestici che. Perché Linux è modulare, c'è un software, il cuore è Linux, e poi fuori cioè, si mette un software e fa girare qualsiasi cosa. Il CERN, la difesa degli Stati Uniti, i sommergibili nucleari, la NASA, gli aeroporti, il traffico dei treni per far girare i treni, usa tutti Linux perché è più affidabile, migliore, non puoi mettere Windows o Mac, un scambio di aerei, un piccolo crash, un Mac, un Windows, crasha spesso, è un piccolo coso, addio, ciao, addio, scontro aereo, perché sono disastri. Una volta c'era Unix. Anni 70-80, adesso Unix, infatti Linux viene da Unix, è stato preso una parte di kernel Unix, e poi è stato Linus Torvalds l'ha trasformato in Unix, è stato il più grande genio di tutti i tempi, tutti dice quello che è stato, sentite recensioni su tanti posti, per persone perché gli da, queste sono persone sono ultra miliardarie, deve essere gloriate, deve, in questo momento, poi dopo decadono, come è successo in passato. Ora, chi ha vendato un Mac, chi ha vendato Windows, sembra sia tutti quanti super ingegneri. Invece, se sentite dire Linus Torvalds, chi è Linus Torvalds? È uno sconosciuto. È uno sconosciuto quello che ha fatto più grande successo di tutti. Guardate il successo che ha fatto Linux. Più del no 92% dei software tutti quanti in tutto il mondo sono basati su Linux. Tutti quanti, qualcuno di noi abbiamo qualcosa lì a casa. Tutti abbiamo. Ecco, no, lo abbiamo senza essere inconsapevoli, senza credere, senza conoscere, perché non ci viene informato. Questa è una cosa umile che è nata sotto umiltà e la persona semplice, umile, l'ha condiviso e ha rivoluzionato il mondo. Poi volevo far vedere, guarda, ecco la sorpresa, faccio subito vedere la sorpresa. Posiziona, faccio vedere un'altra cosa, nelle impostazioni, se faccio vedere impostazioni, guardate, qui abbiamo. Vedi? Gengo a sinistra, applicazione di volume, destra a sinistra, ingresso, vedi qui? Sospensione automatica rumore. Io sto facendo la registrazione su un computer vecchissimo, hard disk esterno, deve essere un rumore enorme, sicuramente non sentite quasi niente, perché c'è un filtro per rumori, che io, se c'è anche su Simple Scarregolo, però va abilitato, qui già è abilitato, vedi? Basta che premi il pulsante, qui pure più facile. Tutti gli effetti audio che ci sono, vedi, accensione, spegnimento, che fa tutte le musichette, tutte le musichette carine che adesso in questo momento sto facendo le schermate, non posso passare, però accensione, spegni, logout, risveglio, volume, notifiche, batteria scarica, eccetera, tutti i sonetti carini che ci sono. Ecco qua, fatto un attimo, adesso faccio subito la sorpresa, posizione mettiamo sopra, e poi ecco qua, ho messo CairoDoc io, eccolo qua. Potete fare anche questo, vedete? Questo lo mettiamo più qua. L'orologio sta qui sotto, già la facciamo, non si può toccare. L'unico difetto che c'è è quello che non posso muovere la cosa. Ho installato CairoDoc, quindi, però questo PC non sopporta le animazioni 3D. Vedete, un CairoDoc è un po' simile a quello di un Mac, il LaTeX. Il LaTeX è di Linux, capito? Non è. Se provenite da un Mac. Persone viene da un Mac, crede che si abbia tutta la roba sua, ufficiale sua. Dovete sapere che è quasi tutto Linux, è tutto open source. Guardate le licenze, caratteristiche, anche dei nomi, delle impostazioni, leggete, è quasi tutto Linux. Poi ha cambiato nome, l'ha fatto loro, gli ha cambiato nome, non è, però è, se voi passate da un MacBook, andate a Linux, vi ci trovate a meraviglia, perché la differenza è, manco me ne accorgo, solo la differenza che trovate è che siete in software libero, potete fare quello che vi pare, non avete limitazioni, no, non siete schiavi, siete liberi. Invece software proprietari siete schiavi, loro schiavi, e questo non potete fare, questo non può fare, è impacchettato il software con me, e rischiate pure di prendere virus e tutto quanto, e non potete modificare, non potete fare niente, non potete neanche imparare, non si può imparare lì, imparare niente, perché qui anche il terminale, io ho imparato il terminale,
ci sono estremi video, ma il terminale non è tutto questo difficile che si dice. Se un giorno farò una guida di un terminale che io ho proprio sono ignorante, eppure ve la farò vedere questa guida. Ci vediamo al prossimo episodio, grazie a tutti, vi ho fatto vedere più o meno come è fatta questa distribuzione di Linux. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà, io credo, negli ultimi tempi farò alcune recensioni di nuove, tutte le distribuzioni Linux che voglio provare. Ne ho provate diverse perché una diversa un'anno, ma tutte belle, chi più carine, più semplici, più facili, più difficili, ma adesso ultimamente sono tutte strafacili, tutte facili, non ci sta più scuse di passare a Linux, non esiste più scuse ormai. Ci vediamo prossimo.